Incendio alla Donati Legnami, la solidarietà del sindaco di Sansepolcro, emessa un'ordinanza. Presentata a Roma al Ministero della Cultura, Vasari, il Teatro delle Virtù, grande mostra con oltre 100 opere. La Toscana sostiene Carrara Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Le Logge del Grano, cultura e formazione nel centro di Arezzo, nello storico edificio Le Lezioni dell'Università di Siena. Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Apriamo appunto con la notizia dell'incendio alla Donati Legnami di Sansepolcro. Vicinanza e massima solidarietà all'azienda, ai titolari e a tutti i dipendenti. Così Fabrizio Innocenti, sindaco di Sansepolcro, esprime i suoi sentimenti in merito al vasto incendio che nella serata e nella notte fra lunedì e martedì ha colpito la Donati Legnami, marchio storico del territorio. Stiamo vedendo anche le immagini. Appena avvisato di quanto stava avvenendo, dichiara il sindaco, mi sono recato sul posto e mi sono personalmente reso conto di quanto fosse esteso e distruttivo il focolaio. Sono rimasto lì a lungo e colgo l'occasione per esprimere il più sentito ringraziamento all'opera dei vigili del fuoco, i nostri e quelli provenienti da fuori, che con la loro professionalità e anche il loro coraggio hanno impedito che le conseguenze dell'incendio assumessero proporzioni maggiori e pericolose anche per le attività circostanti. Sempre relativamente a quanto avvenuto, nella mattinata di martedì il Comune di Sansepolcro ha emesso un'ordinanza di finalità preventive concertata con i responsabili dell'ufficio igiene pubblica dell'azienda sanitaria. Ordinanza valida per 5 giorni e rivolta ai residenti nel perimetro di 300 metri dal luogo oggetto del focolaio. Nell'ordinanza si raccomanda di non raccogliere frutta e verdure nei propri orti per il pericolo di polveri e ceneri ricadute e dove si consiglia di tenere ricoverati in luoghi chiusi animali da cortile. Al momento la ricerca, subito attivata, di sostanze tossiche o nocive disperse durante il rogo ha dato esito negativo. Presentata a Roma al Ministero della Cultura, Vasari, il Teatro delle Virtù, grande mostra con oltre 100 opere tra inediti, pale monumentali e capolavori da Met, Albertina e Louvre, dal 31 ottobre al 2 febbraio ad Arezzo per le celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari. Arezzo è la città di Vasari perché ci è nato e ne celebriamo i 450 dalla morte, ma è la città di Vasari perché lui ad Arezzo ha lasciato tanti segni della sua grande arte. E ricordo che l'arte vasariana che celebriamo oggi, che presentiamo oggi, e quindi quella legata al teatro che si chiama il Teatro delle Virtù e che è una mostra di opere vasariane che vengono un po' da tutto il mondo, è il gradino più alto di una scala che abbiamo percorso a partire dal marzo, che ha rappresentato in città tutte le eccellenze vasariane, dall'architettura alla scrittura alla documentazione, basti pensare al carteggio con Michelangelo delle carte vasariane. Abbiamo quindi un personaggio importante, un vero e proprio interprete dei suoi tempi,
amico personale di Cosimo I, grande intellettuale, e oggi parleremo con Cristina Cidini, che ne è la curatrice, della sua fase pittorica, quella più spettacolare. La mostra Giorgio Vasari, il Teatro delle Virtù, che si apre a fine mese ad Arezzo, e mostra in due sedi un percorso espositivo articolato in 8 sezioni con opere d'arte, e quindi principalmente dipinti, e disegni, documenti, volumi a stampa e altri oggetti, tra cui spicca la chimera d'Arezzo, il meraviglioso bronzo etrusco che viene dal Museo Archeologico di Firenze, tutti finalizzati a esporre il percorso personale e professionale di un uomo straordinario, quale è stato Giorgio Vasari. La sua carriera inizia ad Arezzo, appunto, dove il luogo di nascita, ma si lo porta poi a percorrere l'Italia, da Firenze ad altri luoghi che, ricordiamo, nell'Italia preunitaria erano addirittura altre nazioni, e quindi andare a Roma, a Napoli, a Rimini, a Bologna, a Venezia, a viaggiare, formandosi in questo modo una vastissima cultura. Questo è un tratto distintivo di Giorgio Vasari, che mette a frutto naturalmente in quello che è il suo monumento letterario, Le vite degli artisti, pubblicate in ben due edizioni, 1550 e 1568. Ma il nostro lavoro, il lavoro del comitato scientifico, della curatrice insieme a me, Alessandra Baroni, è stato di tirar fuori quello che della cultura enorme accumulata negli anni si riversa nella pittura di Vasari, una pittura solcata da simbologie sottili, plasmata da allegorie raffinate, che intende esprimere non solamente un significato superficiale, ma veramente comunicare altri profondi valori. In particolare, un valore a cui Vasari si attiene personalmente e professionalmente è la virtù. Molte virtù, una unica virtù, che è la diligenza, la bravura, la dedizione, e veramente nella sua vita Vasari non ha risparmiato l'esercizio della virtù per raggiungere altissimi traguardi. Qui oggi in sede ministeriale siamo a presentare l'ultimo grande scalino di un lavoro che dura un anno e che ci ha portato a ricordare Vasari con 12 mostre. In accordo, in collaborazione con le maggiori istituzioni culturali di Arezzo, nei luoghi vasariani, e devo dire che è stato un percorso straordinario, pensato in principale parte per gli aretini, per far riscoprire questa figura estremamente complessa e poliedrica dell'artista aretino. È stato molto bello perché è un progetto di altissimo profilo, di profilo internazionale, quindi per noi è particolarmente importante aderire a progetti come questi, perché sono, diciamo, espressione della comunità locale, e quindi vogliamo essere parte attiva delle nostre comunità locali e non solo attori, diciamo, imprenditoriali. Rassegne teatrali, concerti, performance, opere di land art, residenze, installazioni multimediali, podcast, street art e tanto altro. È un calendario di eventi lungo un anno, quello che Carrara ha preparato per il 2026. La Città del Marmo è stata inserita dal Ministero della Cultura nella cinquina delle finaliste per il titolo di Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026. Venerdì 25 ottobre la delegazione apuana presenterà il proprio dossier dal titolo Carrara da 2000 anni contemporanea alla giuria di esperti, che poi entro mercoledì 30 ottobre proporrà al ministro della cultura Alessandro Giuli la candidatura ritenuta più idonea. Oltre Carrara, in lizza per il titolo ci sono Pescara, Gallarate, Gibellina e Todi. In caso di vittoria, Carrara riceverà da parte del Ministero della Cultura un finanziamento di 1 milione di euro per la realizzazione delle attività progettate nel dossier, per le quali è previsto complessivamente un investimento di oltre 6 milioni di euro. Queste risorse verrebbero, oltre che dallo stesso Ministero, anche da Regione Toscana, Comune di Carrara e sostenitori privati. Le Logge del Grano, cultura e formazione nel centro di Arezzo, nello storico edificio Le Lezioni dell'Università di Siena. E questo, scusate, l'approfondimento di oggi. Grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona visione a tutti voi. Arrivederci.
Riapre e torna ad animarsi la storica palazzina delle Logge del Grano, che ospita adesso le attività didattiche dell'Università di Siena, sede di Arezzo. La struttura, che si sviluppa su due piani, concessa in comodato d'uso gratuito all'Ateneo del Comune di Arezzo, è stata ammodernata con l'allestimento di spazi adeguati alle lezioni e un open space dove gli studenti possono soffermarsi a studiare. Restituito alla città e secondo me, secondo noi, restituito al meglio, cioè non soltanto riconsegnato al centro, ma messo al centro di strategie formative e culturali, non solo formative, grazie alla collaborazione con l'Università di Siena, che sempre di più è strategica per questa città. Quindi non siamo più un appendice dell'Università di Siena, ma Arezzo è sede di molti corsi di laurea grazie alla collaborazione stretta e forte con l'Ateneo Senese. Questo era un obiettivo che dal 2015 insieme al sindaco Ghinelli abbiamo, cioè quello di essere una città europea anche in questo, cioè quello di avere dentro le nostre strade, dentro i nostri palazzi, nel pieno centro, nel cuore della città, esperienze ed espressioni formative legate all'università e alla ricerca. Qui siamo a quattro passi, forse cinque, dalla palazzina della ex Casa delle Culture, che da tempo ospita corsi di laurea. Qui siamo dentro l'ex mercato, non a molta distanza c'è il palazzo di via Pellicceria, che comunque è disponibile all'università per dei seminari, oltre ad ospitare l'Università dell'Età Libera, che è un'altra cosa ma fa sempre parte di quella grande idea che la cultura è coesione sociale. Quindi il Pionta cresce, si allarga in un'idea che vede l'università al centro della città, non soltanto in termini strategici, ma mi verrebbe da dire anche geografici. Siamo ancora un po' in rodaggio, il nostro anno accademico è iniziato con l'inizio di ottobre, però man mano le attività aumentano. Oggi è il incontro pubblico che facciamo qui, perché c'è un seminario per un progetto di supporto alle scuole a cui ha partecipato anche il Comune, finanziato dalla Regione, per cui c'è la restituzione con gli insegnanti e i presidi di come è andato questo progetto, che è durato per un anno. È una sala, come vedete, molto bella, molto spaziosa, molto accogliente, quindi facciamo senz'altro lezione per i nostri studenti, anche perché in questo momento il nostro campus è per metà in ristrutturazione e dovremo finire i lavori e riavere tutte le palazzine in funzione nel secondo semestre. Quindi ci facciamo lezioni di lingue, di formazione, delle lauree magistrali, però poi abbiamo in programma una serie di iniziative in collaborazione con enti e associazioni locali. Quella di oggi è la prima, poi ci sarà un seminario di orientamento finanziato dalla Regione Toscana in collaborazione con il Comune ai primi di dicembre, poi ci sarà uno spettacolo di un'associazione che ha vinto un bando del Comune anche qui ai primi di dicembre. Insomma, le idee sono tante: master, spettacoli, seminari di dottorato. Sempre le Logge del Grano di Arezzo hanno ospitato oggi una tavola rotonda di confronto sul tema dell'inclusione scolastica degli alunni stranieri. Il pomeriggio, al quale sono stati invitati tutti gli addetti ai lavori del mondo scolastico e non, ha concluso il progetto Scuola in Azione, capofilato dall'associazione ACB Social Inclusion. Il progetto si chiama Scuola in Azione, è iniziato io dico a ottobre del 2023, ma in realtà è il proseguo di una serie di attività che noi abbiamo cominciato ormai una decina di anni fa nelle scuole del Comune di Arezzo e della provincia, e poi è proseguito dall'anno scorso per tutto l'anno scolastico che si è concluso a giugno. E oggi è un po' la giornata finale in cui noi cerchiamo di tirare un po' le fila grazie all'aiuto dell'Università degli Studi di Siena, la professoressa Nodari, che ha cercato insieme a noi di rispondere alla domanda: ma tutte le attività che facciamo, quindi il potenziamento linguistico, la mediazione linguistico-culturale, tutte le attività laboratoriali nelle scuole e insomma tutto quello che facciamo con le scuole, con le famiglie, con gli alunni, che ricaduta, che efficacia, insomma, servono a qualcosa oppure no? La risposta io ancora non la so, ce la dirà la professoressa, che cercherà poi ovviamente anche di darci dei consigli, insomma, no? Infatti abbiamo invitato un po' di insegnanti che solitamente collaborano con noi per cercare insieme poi di progettare al meglio gli interventi per il prossimo anno scolastico. E a questo proposito ci tenevo a ringraziare i nostri finanziatori, che sono il Comune di Arezzo,
tramite i piani educativi di zona, i PEZ, e l'8x1000 della Tavola Valdese, che siamo al quinto anno, insomma, che ci riconosce, diciamo, riconosce un po' il valore del nostro lavoro, delle nostre attività. I dati effettivamente ci danno un quadro abbastanza positivo. Ovviamente il quadro è molto complesso in virtù degli stessi studenti che frequentano le attività di dopo scuola, ma quello che abbiamo osservato è che effettivamente anche nell'arco di pochi mesi i test offrono un miglioramento netto delle competenze linguistiche degli studenti. La cosa che ci ha lasciato stupite è che in un certo senso forse prima facevamo dei test sbagliati, cioè valutavamo semplicemente la competenza in italiano, non basandoci invece su quello che viene richiesto dalla scuola, quindi una competenza nel cosiddetto italiano per lo studio. Da quando ci siamo resi conto di questo, anche grazie alla collaborazione dei docenti delle scuole, abbiamo ricalibrato un po' le nostre attività, soprattutto nei mesi estivi, quando i ragazzi erano anche più liberi dalle loro attività didattiche e dai loro compiti, e questo quindi ci ha permesso di vedere dei sensibili miglioramenti, soprattutto nei test che abbiamo somministrato a giugno. Ora le attività sono ripartite da poco e abbiamo perciò un protocollo che può definirsi rodato, e vedremo anche nel corso dell'anno come evolveranno le cose.